Alessandro Bertuola, tu hai vinto la prima edizione del Giro d'Italia Amatori, oggi devi assolutamente difendere la maglia rosa. Vediamo un po' cosa riusciamo a combinare, certamente puntiamo al bis, ma insomma ci sono anche gli avversari, i miei compagni che stanno bene anche loro, e vediamo un po' come si mette già oggi e il proseguo domani, dopodomani. Sono soddisfatto della mia condizione, ieri è stato un bel test, sto bene, adesso questi tre giorni cerco di rifinire la condizione per le mie corse paralimpiche, però sai, se ci scappa la vittoria siamo qua per giocarsela, insomma. E dopo devo ringraziare tutto l'organizzatore Fabio, che per la prima volta ha inserito la categoria paralimpica, e questo è un bel segnale anche per il nostro movimento. Due vittorie, tre secondi posti, insomma la condizione sta arrivando, si può fare bene a questo Giro d'Italia? Sì, spero di riuscire a fare abbastanza bene, anche se ho corso anche ieri, quindi non so come, non sono abituata a correre tutti i giorni, quindi sarà una sorpresa oggi, la tappa di oggi, poi le successive. Roberto, voi del Velo Club Santa Maria degli Angeli siete proprio la squadra di casa, lei ha provato i percorsi, insomma oggi ci sarà da dare battaglia. Esattamente, speriamo nel tempo che regga ci dia la possibilità di fare la corsa in asciutto, e niente, bocca al lupo a tutti e buon Giro d'Italia. Carlo Calcagni, sappiamo tutti il male con cui lei è costretta a convivere, è un periodo difficile, ma lei ha voluto onorare l'organizzazione del Giro con la sua presenza, questo è un grandissimo regalo. Sì, per gli amici soprattutto, ci tenevo tantissimo a essere presente, essere ancora qui insieme a tutti voi, e spero di trarne veramente forza per andare avanti in un momento che per me psicologicamente è veramente difficile. Tommaso Elettrico, sei piazzamenti in sette corse, insomma la condizione è buona, si può fare bene qui al Giro d'Italia Amatori? Bah, sicuramente si farà bene, vediamo un po' come, speriamo almeno il tempo mantenga, e iniziamo questa bellissima gara sempre organizzata davvero bene. Umberto Prone, ricordiamo che suo figlio corre tra i professionisti, lei oggi fa il Giro d'Italia, insomma un modo per sentirsi vicino a suo figlio. In tutti i modi basta partecipare per questa bellissima sportività che c'è in giro, e grazie a Fabio e anche a Bon e Cristian, grazie. Ma Prone è un signore. Lui quando ha capito che la corsa amatoriale del Giro d'Italia era fatta per i bambini non poteva dire di no, lui è un grande, ha risposto di sì. Presidente, abbiamo una squadra da Malta, una squadra dal Sud America, due atleti paralimpici, questa è una bella immagine del ciclismo. È sicuramente una bella soddisfazione per l'organizzazione, per tutto il comitato regionale, per il mondo ciclistico regionale, vedere allargati i confini non soltanto al di fuori della regione ma al di fuori dell'Italia per una partecipazione importante, una manifestazione che noi riteniamo importante sia per propagandare il ciclismo in generale, per propagandare il ciclismo amatoriale, per fare propagandare l'attività della nostra regione, che è una regione, lo ripetiamo da sempre, nella quale crediamo molto, una piccola regione che vuole fare un grande ciclismo, soprattutto organizzato bene, che risponde alle necessità e alle aspettative di chi partecipa.
Già alla partenza ho visto che la gamba girava e quindi ho cercato di fare la corsa, ho cercato di fare la gara per testare la mia condizione. E col preparatore Paolo Slongo stiamo facendo un bel programma e questo qua mi serve per raffinare la condizione. E poi devo ringraziare tutte la Cipollini e la DMT che mi forniscono il materiale, che mi permettono di fare questi bei risultati, insomma. Ilaria, l'abbiamo detto stamattina, un'ottima condizione di forma, è arrivata la maglia rosa. Sì, non me l'aspettavo perché ogni gara comunque è un'incognita, si può succedere qualcosa, bucare eccetera, invece è andato tutto bene oggi, sono felice, finalmente oggi è andato tutto bene. When I ruled the world.